Continua la mia protesta civile come cieco per scelta, naturalmente non è assolutamente una mancanza di rispetto verso i veri ciechi, ci mancherebbe, ma è solo una rappresentazione simbolica di una umanità completamente accecata all'empatia e all'ascolto dell'occhio interiore, che è poi il nostro cuore. Sto vivendo come cieco per scelta già da alcuni giorni. Devo ringraziare di cuore gli amici e collaboratori che mi stanno sostenendo in tutto e per tutto, che nella vita quotidiana, negli spostamenti, nell'aiutarmi a mandare questo messaggio. È molto difficile perché vivere con una cecità volontaria, con una limitazione autoimposta, richiede per forza di cose uno sguardo introspettivo. Viviamo in un mondo che è vittima di orrori, di atrocità, pensiamo soltanto alle guerre, ai fatti di cronaca, e questo dimostra che l'umanità è sempre più cieca. Io, come cieco per scelta, voglio rinnovare il mio invito all'ascolto, interiore. Domani, sabato 13 luglio alle ore 11, sarò in piazza, a Udine, adiacente a Piazza Libertà, per spiegare le ragioni del mio gesto estremo di cecità volontaria. Invito tutti a venire a partecipare perché chiunque può fare il cambiamento, chiunque anche nel piccolo può dissentire da una società che ha fatto delle immagini un culto, delle immagini esteriori a deprimento della vera immagine interiore, che è sempre quella dell'empatia, dell'ascolto e dell'amore. Grazie.